Ehi, ciao, sono di nuovo Ante Omnia. Siamo qui per parlare oggi di Venezia, in uno speciale corto ma interessante. Un secondo. Allora, vediamo i gondolieri oggi di Venezia. I gondolieri di Venezia nell'attualità. Guarda che bello, qua sembra... Io Venezia non l'ho mai vista, l'ho vista solo in Tomb Raider. Infatti queste scenografie mi ricordano Tomb Raider, quando ci giocavo ed era ambientato in Venezia. Bella Venezia, deve essere figa. Io, guarda, volevo fermarmi di nuovo sul dettaglio del gondoliere attuale di Venezia. E cappello, guarda che cappello usa. Torniamo indietro nel tempo. 1700, Canaletto. Guardate i cappelli dei gondolieri di Venezia. Capito? Capito mi hai? Erano frigi. Ehi, ciao Frigio. Grande puffo. Capito? 1700, Venezia. Frigido. Canaletto, 1700. I gondolieri erano frigi, o non erano veneti ancora, o era chi portava le tradizioni a Venezia. Allora andiamo un po' più avanti e vediamo ancora un'altra cosa. Venezia intanto ha il colore dei fenici, dei frigi, degli sciiti come bandiera. Il collegamento è più che evidente. Venezia o Venicia? Fenicia. Allora, in passato i Veneti c'erano anche, stranissimo, in Gallia, bueno, in Francia, i Veneti, dove c'è la Remorica o Armorica, che mi ricorda anche America, poi ne parleremo in un altro capitolo, Armorica, e c'erano i Veneti in Francia, che li chiamano anche Galli, e in Armorica c'erano i Veneti in Francia. Allora, la domanda è, perché Attis era un gallo? Se ricordate, Attis era il compagno senza membro o con il membro tagliato, o il compagno compagna, l'ambiguità fatta persona, androgino forse, promiscuo. Attis, nano col cappello frigio del grande puffo, era compagno e accompagnava la Cibele, la Magna Mater, la Maia Majestas. L'abbiamo visto in un altro capitolo. E quindi, cosa ci vedete voi in comune tra i gondolieri di Venezia, i Veneti che si trovano anche in Francia, i francesi che si chiamano Galli, e Attis, che è un frigio ed è un gallo. Dei galli che portarono la promiscuità nel mondo, secondo le storie che abbiamo potuto studiare in passato, in uno dei capitoli precedenti. Interessante, no? Poi, Mara, una iscritta al canale di Patreon, giustamente mi ha dato un commento e mi parla di quanto interessante il tema della fabbricazione e lavorazione di vetro di Murano e Burano a Venezia, e che poco si parla di quanto sia importante nella lavorazione in generale dei cristalli Venezia. E allora mi sono un po' fermato anche su questo tema, ed è vero che è da investigare. Guardate qui un profumo per uomini e donne, il mercante di Venezia, si chiama Fenicia. Capito? Fenicia, il mercante di Venezia. Allora, adesso, parlando di vetro, dovete conoscere che da Fenicia a Venezia è arrivato il vetro, la lavorazione del cristallo. Dai Fenici ai Venici. Allora è interessante come si parla che si trasportasse dalla costa fenicia. Venivano dei trasportatori, dei mercanti con tanti tipi di pietre e pietre verdi. Pietra verde.
secondo l'antichità, secondo Plinio, il Naturalis Historia, mi sa, la storia del vetro è questa. Arriva a Venezia dai Fenici, che vanno a... i Veneti commerciano con i Fenici, ma sono gli stessi, vamos, Venicia. Ed è interessante come nelle crociate i veneziani proporzionarono barche, servizi di ogni ordine e somministri per il viaggio, ottenendo in cambio da ciò privilegi speciali e cartelli nella costa del Mediterraneo orientale. Nel momento del maggior esito delle crociate, nel 1124, si erano stabiliti firmamente in Gerusalemme, Acre, Sidon e Tiro, e particolarmente in quest'ultima. Tanto la materia prima come gli artifizi, non so dirlo più in italiano, furono esportati a Venezia, dove già nel 1224 incontriamo una fratellanza di vetrieri, di lavoratori del vetro, non so dirlo. Quindi qua ci stanno raccontando come in questo testo, come il vetro sia arrivato a Venezia dai Fenici, ma sono andati loro a prenderlo. Questa è la storia falsa, comunque collegato Fenici e Veneti, Venezia, Fenizia, e sono passati ad ottenerlo in città come Gerusalemme. Sempre frigi, sempre cappello puffo. Ci vediamo nella prossima puntata e vi ricordo che questo è uno speciale a parte, ma legato ai documentari al documentario sul cristallo, le città nel cielo e gli specchi, e ci sarà un gran capitolo tra poco che parlerà di nuovo in aggiunta con altri dati di questo tema su Patreon, gli speciali. Ci vediamo presto, ciao. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm overdue. Come at me